questa persona che è al mio fianco, come l'altra, Michele, Lari, sono delle persone che io non conosco bene, come voi non le conoscete bene, come non conoscevate me prima, come non conoscevate Alfonso. E allora perché vi chiediamo con tanto entusiasmo di votare questo movimento? Perché vi chiediamo di barrare quel simbolo il 31 maggio? Partiamo da un presupposto, ve lo chiediamo perché c'è un obiettivo di fondo: informare sul fatto che il 31 maggio si vota in 7 regioni d'Italia, perché non c'è interesse a far sapere che ci sono queste elezioni. Sappiatelo che le elezioni sono state messe indette il 31 maggio nel ponte del 2 giugno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non vi devo dire chi è, perché ci sia il maggior numero di astensionismo possibile, perché loro, che dicono di essere democratici, vincono quando ci sono le astensioni in massa. Lo avete visto in Calabria, in Emilia Romagna, 3 mesi fa, 4 mesi fa, quando, andando a votare meno del 50% dei cittadini della regione, loro hanno vinto. Ma in realtà la forza politica più grande era quella dell'astensione. Allora noi vi chiediamo di non fare il loro gioco. Lo so che non conoscete bene Giacomo, come non conoscete magari bene Michele, però tenete presente una cosa: io sono qui e ci sono per sostenere queste persone, perché so che quando verranno elette dovranno rispettare delle regole ferree, regole del Movimento 5 Stelle ferree, per le quali queste persone devono assolvere il vostro mandato, il mandato che gli avete dato. Uno, queste persone si dovranno ridurre il loro stipendio e con i loro soldi devono partire nuove imprese per dare nuovi posti di lavoro a giovani o disoccupati della Toscana. E se non credete che sia così, tenete presente che io, Alfonso, Fabio Massimo, lo facciamo già. In 2 anni abbiamo messo da parte 10 milioni di euro di nostri stipendi, con i quali faremo partire 2000 nuove imprese.